Cristiano Pompili. Ciao Cristiano. Ciao Giulio. Ciao, ben trovato. Buonasera. Grazie. Sta tutto a posto? Tutto bene. Tutto bene. Ho fatto questa introduzione perché tu ti occupi, grazie alla tua agenzia di comunicazione, proprio di pubblicità. Si chiama Business Opportunities di Cristiano Pompili. E mi dicevi prima, facendo una chiacchierata veloce fuori onda, che lavori proprio sul territorio. Quale? Lavoriamo in diversi comuni limitrofi di Roma, ad esempio Palestrina, Zagarolo, San Cesario, Gallicano, Valmontone, Colleferro, Labico. E lavoriamo, come hai detto tu, sulla pubblicità, perché possiamo mettere le aziende che scelgono noi dietro dei posteriori delle navette urbane, cioè certo, delle macchine che svolgono un servizio di linea. Che sono una vetrina importante. È una vetrina importante, sì. Offriamo una comunicazione dinamica e mirata ed efficiente. Perché questo? Perché comunque la macchina, svolgendo del servizio di linea, gira dalla mattina alle 6 fino alla sera alle 20. È una macchina che gira tutto il giorno, è una macchina che comunque deve fare per forza questo servizio, e noi abbiamo la possibilità di applicare della pellicola dietro il posteriore del bus. Ma non è soltanto quello, perché poi noi, una volta che prendiamo il cliente, lo curiamo in tutto, cioè lo curiamo dal logo, lo curiamo dal marchio, curiamo, diciamo, addirittura dallo slogan. E loro che è importantissimo, importantissimo, è importantissimo, sì. Perché poi lo slogan è quella cosa che, se è simpatica, ti rimane, rimane in testa. Rimane in mente, sì. Benissimo. E abbiamo a disposizione una trentina di macchine e possiamo, come vi ho già detto, possiamo arrivare in una trentina, ho capito bene? Una trentina di vetture. Caspita. E possiamo applicare diverse campagne pubblicitarie. Ci sono, immagino, dei pacchetti? Ci sono dei pacchetti, noi facciamo dei pacchetti mensili. Logicamente, per i nostri clienti che scelgono una campagna annuale, noi curiamo tutto l'anno il cliente, curiamo, come ti ho già detto, dallo slogan, dal cambio pellicola dopo 6 mesi, cambiamo di nuovo la grafica, lavoriamo una nuova grafica, lavoriamo un nuovo slogan e possiamo metterla su tutti i comuni, come ti ho già detto. Infatti, facendo una campagna pubblicitaria con noi per un anno, può girare un mese, può girare per Palestrina, un mese può girare per Zagarolo, un mese può girare su tutti i comuni che noi ricopriamo. A meno che il cliente non preferisce soltanto un comune, cioè certo, se preferisce il certo, comune di Zagarolo, rimane sul comune Zagarolo. Perché tutto tanto l'anno. Poi, come hai spiegato benissimo, la finalità è quella, insomma, di curare il cliente, curare e ottenere cliente. Quello che vuole. Sì, perché come tu hai detto prima, ci sono tanti mezzi di comunicazione, servizi di comunicazione. Noi facciamo una comunicazione che si chiama offline, praticamente. I nostri clienti che ci hanno già scelto sono rimasti molto soddisfatti di questo mezzo di comunicazione, di questo servizio, proprio perché la macchina gira tutto il giorno. A differenza, abbiamo anche segnali stradali, possiamo fare volantini, collaboriamo con una società che si occupa di servizi web. Benissimo. Però la pubblicità offline, la Business Opportunity, è una società mirata. Infatti, quali sono le attività che, diciamo, potete sponsorizzare? Allora, possiamo tutte le attività, okay, tutte le società che vogliono mettere proprio in mostra il proprio brand, noi cerchiamo di accontentarle. Già dal nome Business Opportunity abbiamo pensato questo nome perché possiamo dare un'opportunità in più per fare del business. Esatto, ma facciamo un esempio proprio banale, so, anche un agriturismo, ristorante. Agriturismo, ristorante, supermercati, parrucchieri, sì, di tutto. Chi, esatto, vuole investire nel proprio nome, perché poi investono su di loro, nel senso, le società che noi andiamo a sponsorizzare con la Business Opportunity sono società che si sponsorizzano da soli. Infatti, no, perché mi veniva in mente, che ne so, magari un agriturismo che va molto forte, faccio un esempio, una zona di Palestrina, e vuole farsi a conoscere, apprezzare nei comuni limitrofi, no? Sì. Fa l'esempio proprio sciocco che ho fatto. Noi una buona cosa. Prendiamo il rapporto con il cliente, poi loro si affidano a noi, facciamo 2-3 progetti di slogan e di grafica. Se il cliente rimane soddisfatto, decide di affidarsi direttamente a noi, oppure se lo scelgono direttamente loro. Fantastico. Senza nessun problema. Senti, una domanda così quasi provocatoria: ma se io ho una vettura e voglio contribuire, perché magari voglio aiutare il mio amico, ti posso, pagare e ottenere l'etichetta, oppure...
Sì, ho una mia macchina volendo, okay. No? E volessi avere io la pubblicità sulla mia addirittura, si può fare? È una cosa particolare. Cioè, non si può fare o si può fare. Noi ci affidiamo su questa cosa perché comunque la macchina che noi andiamo a brandizzare non sono delle vetture. Cioè una macchina che è grande 10 metri quadrati, okay. Quindi brandizzando la tua vettura magari giri tu soltanto. Invece ripeto, essendo un servizio di linea, facendo un determinato servizio di urbano TPL, queste macchine sono in circolazione tutto il giorno, dalle 6 della mattina, okay, fino alle le 20 della sera, avendo uno spazio pubblicitario di 10 metri quadrati con della pellicola resistente agli agenti atmosferici. Quindi la vettura sì, dovresti stare in giro dalla mattina alla sera. No, perché ogni tanto si vedono, no? Magari chi c'ha un locale, c'ho degli amici che magari hanno lo sponsor del locale del proprio amico, sì, no? Su pellicola. Noi poi affidandosi a noi gestiamo tutto quanto, quindi come ti ho già detto. Sì, 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 veramente a 360 gradi. Bene, allora questa è un'opportunità importante. Vogliamo ripetere un po' i comuni di riferimento, Cristiano, che dicevi all'inizio? I comuni sono limitrofi di Roma, praticamente quasi tutti: Palestrina, Zagarolo, San Cesario, Gallicano, Cave, Bellegra, Rocca Santo Stefano. Abbiamo, facendo due calcoli, possiamo arrivare a 200.000 abitanti. Vabbè, insomma, hai reso l'idea. Ragazzi, quindi, stiamo parlando di 200.000 persone. 200.000 persone, esseri umani, che possono, esatto, vedere la macchina con la vostra pubblicità. Ecco, non mi pare affatto poco, così per usare un eufemismo. E allora, Cristiano, a proposito di pubblicità, per i vostri contatti, per chi volesse usufruire di questo fantastico servizio, che fare? Per i nostri contatti abbiamo la pagina Facebook Business Opportunity, dove ci sono tutti i lavori che abbiamo fatto finora. Poi potete chiamare il numero telefonino 334-7374037. Abbiamo un sito www.business-opportunities.it. Bene. E per chi vuole mandare un'email, info@business-opportunities.it. Benissimo, benissimo, mi raccomando. Allora, oppure ovviamente per chi usa Facebook, Business Opportunities, facilissimo. Ripeto la mail, info@business-opportunities.it. È qui che potete appunto scrivere a Cristiano e dal suo staff, che potranno aiutarvi per tutti questi servizi importanti che abbiamo, di cui abbiamo parlato. Insomma, 200.000 persone possibili che possono vedere il vostro logo, la macchina che gira. Quindi è un'ottima opportunità questa. E allora a questo punto dobbiamo soltanto ringraziare Cristiano Pompini. Grazie a te, Giulio.